In pista e nella vita bisogna sempre avere una marcia in più. La mia non è un'officina, è uno stile di vita. Caffè Twin è un'officina molto speciale e Bruno ne è il titolare. Caffè Twin è un posto in cui per un attimo puoi staccare dalla realtà per entrare in un mondo fatto di sogni, di passioni. È proprio qui che i protagonisti potranno vedere la trasformazione della loro moto in un modello unico al mondo. Le moto sono come belle donne, se non stai attento, te le rubano. La vera anima del Caffè Twin è Fausto. Il meccanico dalle mani sporche che tutto aggiusta e tutto crea. E questa è Paola, una vera campionessa di gare in pista su due ruote. Da due anni però ha deciso di smettere, ma la nostalgia per la moto l'ha portata a Caffè Twin. Mi chiamo Paola, ho 41 anni, sono una motociclista ed ero una racer. La passione delle moto l'ho sempre avuta, ma solo a 33 anni ho messo le marce per la prima volta. Grande! Prima di allora andavo in giro coi motorini e coi motorini ero una vera scalmanata. A 36 ho cominciato a fare i campionati e ho vinto tutto quello a cui ho partecipato. Adesso ho smesso da due anni e mi è rimasta tanta nostalgia. Ciao! Ciao! Bruno! Paola! Sono qui per una Caffè Racer. Grande, sei nel posto giusto, vieni. Paola, raccontami la tua storia. Già sei una motociclista e la cosa già un po' mi sorprende, chiaramente. È raro vedere una donna allora, qui ora dentro. Ti sorprende un po' di più? Sì. Perché ero una racer. Ma va. Facevo le gare. Correvi proprio in tre pista. Anni di gare, sì, in pista con il motard. Ah, quindi asfalto, curve strette, derapate. Sterrati, salti, no. Tutto. 5 titoli ho vinto. 5, quindi sono un mostro. Insomma, me la battevo bene. Ma contro gli uomini? Sempre, quasi solo contro gli uomini, le donne non ci sono. No, pensa quanto ti odiavano di partenza. Beh perché... sì, se andavo bene mi odiavano. Paola è una donna, una motociclista, già di per sé la cosa è molto intrigante. E poi una che sa correre veramente, correre in motard, è abituata a guidare in un modo molto aggressivo, con derapate, frenate incredibili, accelerazioni fulmine. Adesso gareggi ancora? No, purtroppo no. Sono due anni che ho smesso. La pista ti dà un'adrenalina e un'energia e delle sensazioni uniche. Io vorrei una Caffè Racer perché è una moto unica e che però insomma ha delle prestazioni racing. Adesso qui inizia una nuova gara. Ti devo presentare il meccanico. Quindi dovrai proprio lavorare qui con noi. Non vedo l'ora. Andiamo, te lo presento. Andiamo. Fausto, ti presento Paola. Lei è una racer vera, una pilota. Una che corre sul serio. E ha vinto la coppetta gelato. Ho vinto due regionali Lazio, due trofei Centro-Sud Italia e un regionale Abruzzo. Ecco che, col triciclo? No, col motardo. Questa ci svernicia proprio. Boh. Fausto ha sempre visto le donne come passeggeri. Io invece la penso proprio diversamente. Anzi, ammiro le donne che hanno superato quella fase di vedere questo oggetto come un oggetto tipicamente maschile. E adesso ha una nuova sfida, lavorare con te. Io non voglio questa sfida, magari è pure più brava dei miei tuoi. Lo sai, sì. Un mai rischio. Vedremo se il pregiudizio di Fausto sulle donne ha un fondamento. Intanto quella più preoccupata sembra Jerry. Amore, ma questa ragazza? Paola? Ah. Marina, no? A me non è che mi sembri niente di che. Ammazza, correva. In moto, contro gli uomini. Per me arrivava sempre ultima. Vabbè, questo non lo puoi sapere. Poi secondo me invece correva veramente. Poi lo vedi quanto è secca, dai. Ma tu... no, è muscolosa, è tonica, insomma, è forte. Vabbè, non capisci niente come al solito, eh?
È matta ragazzi, è matta. Che moto andrà bene per una bella donna esperta come Paola? La missione di Fausto e Bruno non è semplice. Che moto? Guarda, ci ha mandato una mail ieri un ragazzo che vende un Supersport 900. 900? Come va? Corre? No, va bene, dai. No, bella non è, però. Bella, vabbè. Però tu questo le conosci bene, quindi. Sì. Che lei che ha detto? Che idee c'ha? Io non ho mica capito. Lei vuole una moto unica, vuole qualcosa. Unica. Cioè, per quelle che faccio per io. Dimenticare la pista quelle e fare un nuovo stimolo. Tutte uniche. Non so. Ma senti, ma questa qui mo mi deve, sì, dare una mano a fare la moto, no? Sì, certo. Bannai, porca miseria. Ma tutto a te le fortune, eh? Ma che tutto a me le fortune? Oh, ma ho visto, cioè, Jerry che era un po' ingelosita prima. Ma non ti, lo tengo sotto, sì, controllo, non ti preoccupare. Guarda che te la consolo io, lo so, eh? Lo so, sai che è difficile. Sai che la gallina vecchia fa buon brodo, eh? Attento, sì, a fare lo spiritoso. La moto è arrivata in officina e l'analisi dei due esperti è fondamentale per capire cosa preparare. Paola, questa è la moto che abbiamo scelto. Beh, è un 900, è una moto impegnativa. Fausto e Bruno amano l'innovazione e per Paola pensano proprio a una novità. La vedo aggressiva e aggressiva, però un po' datata, non ti sembra? Ma noi facciamo solo moto datate, vintage si dice. Ah, vintage, scusa. Sì. Bene. Ma sei sicuro diventerà una cosa unica? Io te la posso fare pure in due pezzi, volendo. Di questa terremo solo il serbatoio, quindi carena davanti, coda dietro, questi scarichi. E il manubrio? Dimenti. E il manubrio io terrei proprio questo. Certo, non sono abituata a questi manubri. Beh, ma tu sai guidare qualsiasi cosa. Mm. Perché non la provi? O lei viene da una guida totalmente diversa, con moto con una seduta abbastanza comoda, cioè si guidano quasi in piedi. Invece passa una moto con i semimanubri, con pedane arretrate, con una posizione che deve tagliare proprio l'aria, uscire veloce. E quindi per lei sarà un modo nuovo, un nuovo stile di guida totalmente. Sì, penso che mi ci troverò. Beh, il semimanubrio conquista sempre tutti subito. Bando alle ciance, ci abbiamo poco tempo, andiamo a lavorare. Dai, andiamo. Andate, forza. Ok, la moto è pronta per essere smontata. Però prima di iniziare i lavori, devi dargli un nome. Un nome. Seven? Perché Seven? Beh, Seven è, sette è il mio numero di gara. Mi piace che da numero passi ad avere invece un nome proprio. Beh, vi lascio lavorare. Ok. Iniziamo, a dopo. Ciao. Ciao. Vatti a prendere un paio di guanti, se tocca lavorare, mi dispiace. Comandarti, visto che comandate sempre voi donne, oggi però. Siamo capaci a levare almeno? Beh dai, ce la dovremmo fare. Ma rimettiti i guanti perché sennò sporchi le manine. E più un po' di ferro, che tanto tu non sai dove. Lo vedi carina, piccolina, femminile, molto carina. Ecco qua. Vai, leviamo quest'altro fianchetto. Qual è la gara più bella che hai fatto? È la più bella a Triscina, in Sicilia. In Sicilia. Bellissima. Ho preso due coppe, la femminile e della quarta assoluta. Ah. Bella. Ah, noi quando parliamo di femmine e parliamo di quarta intendiamo tutt'altra cosa. Comunque guarda, se battute me le fanno continuamente. Ma mi immagino, 100 uomini e una donna. Insomma, però immagino. Solo prima di entrare in pista, dopo non le fanno più. Certo, è normale, li metti dietro. Fausto, il primo impatto è stato un po' duro. Mi ha preso subito un po' in giro. Simpaticamente. Però diciamo che io sono abituata a questo tipo di atteggiamenti. Riuscirà Paola a sconfiggere l'atavico maschilismo da officina di Fausto?
Ti vedo un po' sudata. Però ci fa caso, quando stanno vicino a me le donne sudano. Ah, è quello allora. Va bene un ventaglio 12 spaccato? Oh, così si lavora. Ecco, bravo. La moda l'abbiamo smontata qua a 13, a 10, con tutti gli attrezzi d'officina, però lei si è portata un attrezzo veramente importante qui, oggi, con la temperatura di oggi, il ventaglio. Mi rinfresco un po' e ti spiego la frizione a secco come funziona, va bene? Ti ha visto che prima mi hai sventolato tu, ora sventolo io. Allento io perché... Non è roba da femminucce. No, no, vabbè, bisogna sapere un po', dai. Qualcosa mi sarò imparato in tutti questi anni, no? Vabbè, sconti di vivo. Va, intanto fammi approfittarmi della mia superiorità. Non vorrei che poi... Hai ragione. Ma insomma, sta frizione a secco non me l'hai spiegata. Vabbè, non so se sei in grado di capirla, però... Prova. Però, la frizione a secco è una cosa antica, comunque. Nasce perché l'olio in mezzo ai dischi faceva tutta la frizione. L'altra è a bagno d'olio. Ah. E allora c'è l'olio in mezzo a ogni disco e a qualcuno gli è venuto in mente di metterla fuori dall'olio in modo che avesse più attrito. Però c'ha tanti altri problemi. Si consuma prima, immagino. Bravo, si consuma prima, prende il gioco qua dentro, fa più rumore. Tanti anni in moto e ancora non sapevo cos'è una frizione a secco. Invece Fausto me l'ha spiegata. Interessante. Deve essere come un'insalata senza olio. Beh, dai, andiamo avanti, dobbiamo scaricare l'olio. È stata pure abbastanza attenta. Brava. Passato l'esame, presso? Meglio di molti fenomeni, uomini. Però con te sono gentile, invece con gli altri clienti sono un po' più ignorante. Immagino. Piano piano la durezza di Fausto si scioglie. La manualità di Paola e il suo charme lo stanno seducendo? Le ore in officina, nonostante il caldo, passano in allegria. E Fausto, incuriosito, sembra divertirsi. Le chiavi le conosce, si sa muove, conosce le moto, per cui già per una donna, e ribadisco per una donna, già è un pezzo forte. Come va? Stiamo smontando, Bruno. Brava. Meglio di tanti che mi hai portato prima di te. Io non avevo dubbi. Anzi, piuttosto, ti serve qualcuno per lavorare qui? Io ci verrei volentieri. Già si è montata la testa, poi bisogna chiedere a Jerry. Zitto, parla piano, piano. Quello all'ultimo che io ho visto dei fulmini oggi. No, ma quello la convinco io, non ti preoccupare. Hai questo un buon ascendente ancora su di lei. Vediamo il progetto? Forse è il caso, dai. Allora, destra una monoposto. E, no, vabbè, i carter li puliamo tutti perché sono la moto a pezzi. Leviamo il cupolino davanti, via. Strumenti piccolini. Piccolini. Scarichi più piccoli, chiaramente. E più rumorosi. Dietro lo tagliamo un po'. Vabbè. Parafanghi. Il parafango davanti è già piccolo, no? Sì. Comunque la parte fondamentale sarà, come sempre, la sella. Il codino. Il codino. Sì. Va bene, vi lascio lavorare. Perfetto. A dopo. Paola si impegna parecchio, ci mette molta passione. Ci ho portato pure mio figlio in pista, era piccolo, aveva 5 anni. Ah, ma dai, come andava? No, ma bene, a lui piace, però poi dopo mi sono, sai, come tutti i genitori, mi sono un po'... Dai, io farei un figlio solo per metterlo in moto. No, ma che stai male? E poi se si fa male? In officina, però, c'è qualcuno che non è contento della presenza di Paola. C'è questa figura, questa ragazza rossa che si aggira in officina. Carina, carina. Mi lascia degli sguardi, però, non so, forse è tesa. Secco. Ma non ti pare un po' sciatta questa, un po' trasandata? Tipo un maschio mancato, eh?
Ho visto Jerry che guardava Paola un po' così, ingelosita. Ma chi glielo ruba, Bruno? Ma chi glielo tocca? Leviamoci il suo serbatoio. Brava, attenta la benzina. Il caldo non scoraggia Paola, che ne dica Fausto, vivere e lavorare con le moto è il suo ambiente ideale. In officina dicono la loro, insomma, quando hanno una passione poi riescono a far tutto. Dai, fra una sventagliata, una sudata e una battuta abbiamo finito sto smontaggio, dai. Ti devo fare i complimenti, sei stata brava comunque, dai, anche se io ho scherzato sopra, ti ho un po' messo sotto pressione. È un onore per me. Ciao. Ma guarda un po', l'avete tagliato qua? Bellissimo. Sì. Piace? Molto. Il codino è tagliato, ridipinto, bella, snella, leggera, proprio una bella linea. Ho visto i carter nuovi, neri, lucidi. Non vedo l'ora di vederla tutta vestita. Pezzo forte sono i cerchi, dai. Guarda che roba. Beh, i cerchi a raggi già sono rari, non è una cosa proprio normale. Sicuramente è una particolarità. E poi questi raggi cromati, meravigliosi. La cosa più bella, penso. Hai portato la materia prima per il montaggio? Quale sarebbe? Il ventaglio. Okay. Dalle prime battute sarcastiche, adesso Fausto è diventato amichevolmente spiritoso. Paola ha fatto breccia nella sua scorza durissima. Da che partiamo? Io inizierei dall'alternatore. A mettere il carter, intanto c'è da pulire tutto il piano qui, così mettiamo la guarnizione nuova. E mo ti do una spazzoletta e invece di spazzolarti i capelli biondi tuoi, ti spazzoli il carter biondo tuo. E tu che stai a fare qua? Ma che mi vuoi rubare il mestiere? Fatta affari tu, no? Guarda te. Certo, sei più acido di una donna, Qua l'uomo so io, mi sa. Ma certo, adesso mettiamo la cinta della distribuzione, principessa. Eppur si muove. Eppur si muove, non tocca niente ancora. No? Vediamo se è la fase giusta. Dove lo vedi? Lasciamo. Qua, questo segno qua, con questo, poi questo con questo, e questo con questo. Ma che succede se uno non li mette nei posti giusti? Va fuori fase. La fase è una cosa vitale per il motore, perché sincronizza le valvole con l'albero motore. Vedi che bella? Stupenda. A posto. A posto. Guarda, ecco, che roba. Là. Vedi che a qualcosa servo. No, eccetera, pure a pagar conto. Ma il pericolo è in agguato. Jerry, che di solito non c'è mai, non si interessa troppo alle moto. Quando c'è Paola, stranamente è molto molto presente. Ciao. Ciao Fausto. Ciao. Ma vi conoscete? Ci siamo viste. Sì, beh, l'altro giorno. Che fate? E niente, mettiamo qua. Ma tu che shampoo usi? Non saprei. Che sono un po' opachi. Ma perché a Bruno gli piacciono più lucenti? Adesso che c'entra Bruno? Perché? Mi dà un consiglio da donna. No. Certo, grazie, come no? Vi lascio lavorare. Grazie. Che ti vedo bella presa, molto mascolina. Che roba, ragazzi. Jealousy.
La situazione è esplosiva, ma Fausto e Paola continuano imperterriti. C'è una moto da fare. Mamma mia, che roba, ragazzi! Ti piacciono questi circhi allora? Sono bellissimi. Sono stupendi, bellissimi. Vero? C'aveva ragione Bruno, dai. Ah. Sono circhi particolari, vedi? Ah. Puoi mettere tutti i tipi di gomma, capito? E adesso c'è pure quello dietro pronto, no? Ho scelto dei circhi a raggi tubeless moderni che danno alla moto proprio tutto un altro sapore, un sapore classico, un sapore cafe racer, gli danno un tocco in più, forte. Ciao! Ciao! Che fai? Pulisco! Ah, ti hanno messo a pulire? Sì. Beh, fare le moto è troppo difficile, lo so. Beh, diciamo che è parte del lavoro. Sì, beh. Ma sei fidanzata? No. Ah, e come mai? Perché al mio ex fidanzato piacciono le femmine un po' inutili. Vabbè, inutili adesso? No, quelle proprio frivole, quelle proprio... Sai che Bruno ed io siamo insieme da 18 anni? Tanto. Troppo, no? Non vorrei che siamo arrivati all'ultima spiaggia, Beh, vabbè, è sempre una parola buona, Ti lascio lavorare, Grazie. Ciao, Jerry. Paola oramai è l'aiuto meccanico perfetto. Non le sfugge niente. Adesso Fausto ha tutti gli elementi per ricredersi sul suo conto. Ragazzi, i pezzi. Con lui arriva l'appoggia, poi non è che monta i tubi e questo, i cavi, no. Lui appoggia, bella bella, facciamo una foto. Prendi la macchinetta, fatti questa c***o di foto e vattene. Bella, è stupenda, mi piace da morire, guarda. Poi c'ha quest'oro che riprende i tuoi capelli. Ah, i miei capelli, piuttosto, sembrano sfibrati. No, mi sembrano perfetti. Ma hanno detto che sono sfibrati. No, non capiscono niente. No, assolutamente. Sì, bellissima, veramente, sono senza parole. Qua dovrei fare una foto. Raga, abbiamo finito, Bella, 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 guarda che bello lo stop. Bello, eh? Vabbè, adesso Paola, basta, dai. Adesso è arrivato il momento di accendere. Vado. La moto è bellissima, è spettacolare. E poi è aggressiva, è sportiva, è spinta. Devo dire che penso che si addica proprio a me. Perché non toglie niente alla femminilità e dà tanto carattere. Mi piace tantissimo. Paola. Buongiorno. Come va? Bene. Vedo. È arrivato il gran momento. Aspetta, non vedevo l'ora. L'impaccio io. Vai col casco. Ma secondo te la sa guidà? Sì, ha voglia. Per me ci ha raccontato un sacco di cazzate. No, è forte, andiamo, Paolo. No,
Tranquilla Jerry, se n'è andata. Ah, era ora? Dai, non c'è gara. Sì, ma chi vince? Bruno! Bruno, vieni subito qui! Bruno! Cosa c'è di più sensuale di una donna su una moto? Forse Fausto non apprezza una donna in officina, ma Paola ha abbattuto tutti i tabù. E adesso, sulla strada, come in passato, non la batte nessuno.